Si procede con il progetto Ruralia, questa volta con l'orto botanico, location ideale Masseria Marangiosa. Assessore, ancora una volta coinvolti i bambini in questo progetto? Sì, abbiamo coinvolto i bambini a partire già da novembre e adesso, dopo tante attività, tante manifestazioni, tante iniziative e nelle scuole e nella città, eh, raggiungiamo un obiettivo bellissimo, fondamentale, di grande valore culturale, pedagogico e anche se vogliamo sentimentale, perché portato diverse classi oggi all'inaugurazione dell'orto sociale botanico qui presso Masseria Marangiosa e la cosa più bella è che da questo momento in poi subito dopo Pasqua eh, a fasi alterne tutte le classi del, di tutte le scuole di Latiano verranno qui non solo a visitare l'orto e quindi la Masseria ma addirittura proprio a piantare eh, abbiamo messo a disposizione infatti della Masseria e quindi dei bambini e quindi della città ehm, eh, l'acquisto di, di piante l'acquisto di alberi attrezzature eh, e piccole zappe molto zappe e, e comunque attrezzature anche per bambini, eh, le abbiamo rivestite di, con cappellini, con grembioline, quindi abbiamo comunque creato le condizioni affinché il bambino si leghi anche alla terra, alla campagna in maniera proprio pratica e tangibile. Eh, vedere tanti bambini appassionati, attenti e eh, legati comunque a tutto ciò che è campagna, natura, agricoltura ci fa ben sperare perché ripeto il valore è pedagogico, dobbiamo insegnare ai bambini a curare comunque la natura, il paesaggio, il territorio tutto ciò che è bello e che di bello abbiamo in questa terra perché Latiano è un paese fondamentalmente a vocazione agricola, ha economia agricola. Quindi, insegnare alle nuove generazioni, dopo decenni in cui c'è stato comunque un abbandono delle campagne, a tornare alla campagna perché non è soltanto una, un modo di sostentamento, un, uno strumento di sostentamento, ma è proprio la possibilità, l'opportunità di fare impresa perché eh, tantissimi investimenti vengono fatti in agricoltura e dallo Stato e dalle regioni affinché si creino delle cooperative di giovani agricoltori. Quindi magari i bambini legandosi adesso ai valori fondamentali della campagna, che sono i valori eh, antichi che non passano mai di moda, eh, come comunque la lealtà, l'attaccamento alla terra, a, agli ideali profondi tramandati dai nostri nonni, dai nostri genitori, eh, può darsi anche che un bambino si leghi così tanto a tutto ciò che è paesaggio, a tutto ciò che è ambiente, a tutto ciò che è ecologia, a tutto ciò che è campagna e magari creda in un futuro in questi, in questi settori. Ripetiamo, sono i settori che non passano mai di moda. Va in crisi l'industria, va in crisi l'artigianato, va in crisi il commercio. Purtroppo, però, l'agricoltura rimane alla fine l'ultimo scoglio a cui aggrapparsi e non passa mai di moda. Oggi abbiamo purtroppo il problema gravissimo eh, della Xylella. Speriamo veramente che, di riuscire a difendere i nostri ulivi e che si trovi la cura adeguata perché l'ulivo non è soltanto eh, un monumento, non è soltanto paesaggio, non è soltanto bellezza rurale e, soprattutto, qui da noi economia, quindi difendiamo i nostri ulivi e soprattutto tramandiamo alle nuove generazioni, ai bambini, eh, il valore decisivo fondamentale dell'agricoltura, anche quella biologica, perché è fondamentale adesso anche, è decisivo anche eh, portare i bambini a, a, verso eh, valori importanti, quale la corretta alimentazione, la sana alimentazione, la dieta mediterranea. Quindi, questo è un mix di tutto: il è un mix di tutto questo, è un mix di agricoltura biologica, di eh, alimentazione sana, di campagna, di praticità proprio. Nel lavoro agricolo. Oggi l'inaugurazione di questo orto sociale botanico. Come ho avuto modo di dire in precedenza, non vogliamo rimanere confinati nelle scuole, non vogliamo che ci sia solo un programma didattico. Vogliamo poi portare anche le cooperative e le associazioni qui eh, in, eh, a fasi alterne a visitare l'orto e a praticare l'orto. Quindi vorremmo comunque coinvolgere le cooperative sociali, i soggetti comunque disagiati che hanno dei problemi anche di deambulazione per respirare comunque aria salubre, per vedere come si coltiva un orto e magari anche anche portarsi il raccolto in cooperativa, quindi per dare anche una funzione non soltanto pedagogica e didattica all'orto sociale e botanico, ma anche e soprattutto sociale. Noi stiamo realizzando davvero tantissime cose, concentrate in pochi mesi, perché Orale è partito praticamente a ottobre, siamo ad aprile, nemmeno ad aprile abbiamo già realizzato tantissime iniziative, questa però dal mio punto di vista è veramente la più nobile, la più di, di più alta qualità di tutte. Qual è eh, l'obiettivo di questo progetto? L'obiettivo è rivolgere e avvicinare soprattutto i bimbi, le persone che hanno voglia di avvicinarsi al mondo dell'agricoltura, al mondo degli ortaggi. È un sociale apposta perché non è per privati, ma è un, un progetto che ha presentato il Comune, che è stato finanziato e quindi che abbiamo anche noi l'orgoglio di avere in azienda, in qualità anche di azienda didattica, eh, dove possiamo ospitare anche dei bambini. Eh, fra poco vedremo anche la piantumazione, ci sono anche già delle piantine eh, già a dimora. Eh, abbiamo realizzato una siepe che non è la solita siepe fiorita, ma una siepe di piante aromatiche, quindi con rosmarino e alloro. Eh, ci sono delle piante aromatiche, ci sono degli alberi da frutto che sono eh, dei frutti eh, tipici del nostro, nostro territorio: dagli agrumi a, al fico, al, al gelso, tu, tutte piante e una diversa dall'altra, dove eh, si potranno vedere i frutti reali delle nostre piante quindi eh, non è un progetto che sicuramente si ferma qui eh, vedere le piantine adesso sì dell'orto però anche le piante da frutto eh, hanno una continuazione nel tempo eh, in più realizzato solo ed esclusivamente in biologico, cioè non, non ci saranno trattamenti, non ci sarà utilizzo di prodotti chimici, dai fertilizzanti all'elaborazione del terreno sarà tutto con metodologie biologiche anche per far entrare eh, più da vicino sia i bimbi che le persone di qualsiasi ceto, di persone che hanno difficoltà sociali eh, nel, nel mondo del, del biologico e dell'agricoltura fatte in un certo modo. Eh, niente, noi ci auspichiamo che eh, ci sia affluenza, che ci, cioè, eh, che ci sia l'interesse sia della cittadinanza che de, soprattutto delle scuole, perché entrare nelle scuole vuol dire entrare anche nel, nel futuro delle cittadinanze. Noi lavoriamo tanto con Giacomo Masseria Didattica con le scuole. Eh, è bello vedere poi i bimbi che portano i loro genitori eh, a far vedere o la loro piantina o quello che hanno realizzato eh, didatticamente, quello che hanno realizzato in un, nel mondo agricolo all'aperto, non nelle quattro eh, mura della scuola. Per chi volesse raggiungere Masseria Marangiosa. Chi vuole, allora per l'orto in qualsiasi momento chiunque può venire a vedere l'orto, Masseria Marangiosa rientra nel territorio di Latiano, eh, siamo, eh, noi siamo contentissimi, sembra una zona un po' isolata, un po' lontana dal paese, però vi dico che questa forse è una zona dove eh, c'è tanta storia, dalle chiese rurali qui a fianco, dal, dalle chiese rupestri, dalle cripte. Eh, al Paretone, alla Neviera, solo in questa zona del territorio di Latiano ci sono queste cose. Quindi eh, mi auspico che eh, venga qualcuno sia per l'orto ma anche per il valore sociale e culturale che c'è in questa zona. Qui intorno al giro di 500 metri abbiamo tanto di, di cultura. Per, per, eh, per raggiungere la eh, strada per San Michele, eh, basta eh, il primo bivio a due chilometri e km circa sulla strada per San Michele, direzione San Michele, a destra ci sono indicazioni per Contrada Marangiosa.